Buongiorno! Quanto vi mancava vedere Giuno? A me mancava tantissimo, vero Mini? Ti mancavo? Amore? Era qui che mi faceva compagnia sul suo cuscino. Adesso si è alzata perché appena vede macchine fotografiche e cellulari si sposta, non vuole essere ripresa, quindi la devo rincorrere, però fino a un attimo fa era qui che dormiva. Vero Mini? Vero? Comunque, buongiorno appunto, Giuno adesso è sul pianerottolo che non sa cosa fare. Vuoi rientrare in camera o stare lì? Ok, si è messa sul pianerottolo, perfetto. Allora io chiudo un secondo, perché qui è il punto più luminoso della stanza, lo sapete se mi seguite da un po' e conoscete, diciamo, la Cleo che abitava con i suoi genitori. Mi trovo appunto a casa dei miei genitori, sono venuta a trovarli e quindi appunto sono venuta a trovare anche Juno, che era la componente della famiglia che mi mancava di più. Stamattina mi sono svegliata, mi sono piastrata i capelli, mi sono truccata, anche se ho fatto un trucco leggerissimo come sempre, ma questa volta ancora di più, nel senso che in questa zona ho messo pochissimo fondotinta, infatti si vedono un po' di macchiette che sono state lasciate dai brufoli, perché più tardi uscirò, quindi nella giornata utilizzerò molto la mascherina e quindi non aveva senso fare un make-up pesantissimo che appena metti la mascherina rimane tutto sulla mascherina e si sporca. Quindi sono stata abbastanza leggera. In più, sempre faccio questo disclaimer perché non siete ancora abituati, ma ho l'Invisalign, quindi parlo ma se parlo male, se dico la S in modo strano e soprattutto a volte potrà succedere, forse sono fuori fuoco, potrà succedere che magari l'Invisalign si sporcherà un pochino di rossetto perché ho messo, in realtà non è un rossetto, è una matita nude di Charlotte Tilbury, quindi ho cercato di stare abbastanza leggera anche con la matita, ma avendo l'Invisalign potrebbe succedere che si sporca di matita per le labbra, quindi faccio questo disclaimer all'inizio del video così lo sapete. Oggi comunque una giornata oltre che bellissima a livello di meteo perché c'è il sole e io sono felice anche solo così, è molto bella anche perché andremo insieme da IKEA. Poi pian piano vi spiego bene tutto quanto, però come vi ho anticipato nell'altro vlog, quello che voglio fare è sistemare l'organizzazione dello studio perché a casa mia a Milano lo studio è quella stanza che è sempre in disordine. Riesco a tenere in ordine il salotto, la cucina, il bagno, la camera da letto. Lo studio, ancora dopo un anno e mezzo, non ho trovato la giusta organizzazione tra i vari prodotti, i vestiti, le cose nuove che mi arrivano, io che monto i vari video per Instagram, per YouTube. Quindi, diciamo che in questo anno e mezzo non sono ancora riuscita a trovare la disposizione ideale. Quindi, mi è venuta l'illuminazione. E ho deciso appunto di andare sia da IKEA, Giuno è sempre qui sul pianerottolo. Ho deciso di andare sia da IKEA e poi anche spulciare un po' il sito di Maison du Monde. Già vi ho fatto vedere nell'altro vlog un po' i mood board di quello che voglio fare, ma sicuramente vedere tutto dal vivo sarà molto più mi ispirerà ancora di più. E poi, se riusciamo, andiamo anche a Leroy Merlin per il giardino qui dai miei genitori, perché vogliamo assolutamente per l'estate arredare il giardino in modo più pensato, perché fino ad ora i miei genitori hanno preso alcune cose che avevamo anche nell'altra casa. Vabbè, ormai sono 8 anni che non viviamo più, cioè che siamo qua, che non siamo più nell'altra casa, però negli anni i miei genitori non hanno mai preso una cosa, diciamo, tutta abbinata per il giardino, ma hanno preso il tavolo da IKEA, le sedie le avevano già, eccetera. E visto che sono passati 8 anni che viviamo in questa casa, abbiamo deciso di guardarci un po' intorno e magari scegliere. Eccola, rientrata. L'arredamento da giardino magari un pochino più abbinato, un pochino più pensato, così da creare varie zone nel giardino. Oh, dopo ve la faccio vedere, si è seduta nell'unico quadratino di sole nella stanza. Mi fa morire. Dopo ve la faccio vedere. Comunque, appunto, sì, ci sono un po' di progetti in corso, sia per quanto riguarda la mia casa a Milano, sia per quanto riguarda qui la casa dei miei genitori. Quindi ci saranno dei bei video dedicati all'arredamento, interior design, ma anche exterior design, perché andremo ad arredare anche il giardino. Bene, ho già parlato fin troppo. Mi mancava troppo parlare con voi, quindi mi perdo in chiacchiere. Quindi, appunto, più tardi partiamo. Dobbiamo ancora pranzare, ancora mattina, quindi dopo vi aggiorno. Ed eccola qui.
Si è sdraiata appunto nel quadratino di luce del lucernario per stare al caldo. Amore, ma sei bellissima! Metti Eccoci là qui con dentro. il pranzo. Mozzarella, carciofi, abbiamo involtini primavera, guacamole, abbiamo un po' di tutto. Come sempre dai miei c'è la tavola imbandita. Io per ora ho scelto queste cose e volevo mostrarvi mia sorella che ha il suo piatto vegano con toast vegano con formaggio e bresaola vegane. Vuoi farci un taste test? Oddio, va bene. Mettiamo un po' di guacamole. Com'è? No, Non si perché? è È fuso col freddo. mugino. Però il gusto non niente di che. No, è sempre bene non ricreare le cose vere con i Tipo cibi un toast vegani. finto. Sì. È vero, sembra molto. No, raga, non fatelo a casa, per No, favore, non fatelo. outfit. Mia sorella col plaid sta andando a dormire. Sì, Ah, tra vabbè. l'altro anche il tuo outfit è by Revolve, se non sbaglio. L'avevo preso su Revolve e l'ho regalato a mia sorella. Siamo tutti e due con un fantastico completo. Anche il mio è di Revolve, adoro, senza farlo apposta. Vi volevo farvi vedere l'outfit, mia sorella rimarrà qui. Invece io appunto vado da Ikea e mi sono vestita bella comoda. Con la felpona, i pantaloni, le Converse con il plateau. Mia sorella le ciabatte. E poi ho scelto la mia fantastica multi pochette di Louis Vuitton che si abbina benissimo all'outfit, devo dire. Adoro tutto ciò. E ora è il momento di uscire perché abbiamo l'appuntamento alle 3. Siamo partiti, sei felice? Io? Sì, Sì. Sto di andare all'IKEA con me. prima la pelle. Ok, ci siamo. Mio papà ha detto che siamo in anticipo. Beh, 14:48, giusti, giusti. 10 minuti e abbiamo l'appuntamento. E poi ovviamente facciamo tutto il giro come al solito perché non si va a casa a mani vuote. Stiamo facendo la scorciatoia nel settore dei bambini per arrivare prima. Ancora. Molto soddisfatto. Perché sei soddisfatto? La soluzione progettata. Tutto bello. Hai tempo per... No, non abbiamo tempo. No, dovevi fare no! Che cosa sei venuto a cercare? Grandi esposizioni, composizioni. Tutto soddisfatto? No, no, no. Questa volta no, veramente. Abbiamo fatto il progetto, sembra veramente super triste come cosa, perché è solo una piccola anta, ma poi vi spiego bene. Comunque fatto. Abbiamo anche l'approvazione. Progetto originale, ragazzi, non ci sono imitazioni. Ma non mi ricordavo che fosse rosso. Infatti è tipo in super sconto, mi sa che non lo vuole nessuno. Cioè, non capisco, non l'avevo mai visto. È uguale a quello che ho a casa, ma è dipinto di rosso, arancione rosso. Io amo lo spazio dedicato alle cassettiere, ma non mi serve nessuna cassettiera. Che belle che sono! Mio papà si è innamorato di questo cuscino. E se lo prendiamo giù? S. Ma forse gli M sono verdi, no? Boh. Sono tutti S? Sì, sono tutti S. Vabbè, una M l'abbiamo trovata. Volevo vedere anche le tende, perché volevo metterle rosa. Però deve essere un rosa che mi convince. Questo è più lilla, non so come lo vedete voi dalla macchinetta. Questo è carino. Questo potrebbe andare in realtà, perché è anche molto leggera. Però non è trasparente, tipo questa non mi piace. Carina questa, non è male. Perché questa è proprio lilla dal vivo, cioè più fredda. Ora sto scegliendo il bastone e il pomello finale della tenda, cioè dell'asta della tenda. Ho deciso di andare sul bianco così non si vede a contrasto col muro che è già bianco. Quale scegli tu? Questo qua è più semplice, no? A mio papà piace questo set. A me sembra super basic. Io preferisco l'effetto legno piuttosto che tutto di plastica e ferro. Però questo tavolo è troppo piccolo per noi. Lo E questo? sto convincendo col fatto che è allungabile. No, vabbè, adoro. Cioè, ragazzi,
schiacci. Top! Così quando abbiamo più ospiti lo allunghiamo. Fantastico! Fatto, e abbiamo preso veramente pochissime robe. Ho fatto il record dello shopping più piccolo da IKEA della storia. Però in compenso ho comprato un armadio così. Ok, appena usciti da IKEA, adesso se non c'è tanta gente, vediamo un po' dei parcheggi. Andiamo da Leroy Merlin, perché è proprio qua attaccato. In realtà siamo usciti... Ah no, prima avevo visto che erano le 4, adesso sono le 4.37, quindi in realtà un po' ci abbiamo messo, però appunto non abbiamo preso molto. E più che altro da Leroy Merlin volevamo vedere le cose del giardino, però sembra un po' pieno. Non so se vuoi provare ad andare o no. Sì, sì. Ok, confermato che ci andiamo. E poi, tappa successiva, già l'anticipo. Dobbiamo andare a prendere il sushi, perché ne approfittiamo, stasera ci mangiamo il sushi a casa. E abbiamo trovato parcheggio. È veramente pieno, veramente pieno. Lì c'è l'IKEA e qua c'è Leroy Merlin, cioè comodissimo. Bello, già mi sono innamorata di questa composizione, ragazzi. Bellissimo, ma questi sono, mi sa, da esterno, Sì. No, quello no. Proprio bello. Bello però. E rieccoci nella zona. Sono tutti di plastica questi. Bella, però la mamma non piace. Abbiamo mandato le foto sul gruppo della famiglia. Non piace alla mamma. Effettivamente si rovina facilmente, A me piace l'effetto legno. Però sono piccoli questi. Ecco, è questo quello che io voglio. Questo, no, questo, ragazzi. Questo qua è tipo quello di... È identico, cioè simile a quello di IKEA, anche come prezzo. Che si apre. Se no c'è questo poi, per la parte del salottino. Questo mi piace un sacco. Beh, questo qua intrecciato è un po' più classico, un po' troppo classico. Ho trovato, questo era il divano dei miei sogni. A me piace. Prendiamo anche le lanterne. Abbiamo preso alla fine anche il divano. Oddio, non ci credo. Volevo prendere cuscini rosa da aggiungere, ma ci sono solo blu e gialli. Tra l'altro sono double fast, dietro è pure scuro, non mi piacciono per niente. Vado a prendere quelli esposti a questo punto, perché qua ce n'è uno rosa. Ma non capiamo se è da giardino oppure no. Non lo so, però è bellissimo abbinato al divano. Lanterne prese, ma soprattutto abbiamo preso tutto il set divano, poltrone, tutto quello che c'era da prendere l'abbiamo preso. Sono troppo felice perché arriverà già tutto a maggio, quindi in teoria nel giro di una settimana e mezzo arriva tutto. Quindi abbiamo completato la missione. Quello che, cioè, in realtà sì, abbiamo preso sia l'armadio che lo volevo prendere, sia il set da giardino che era quello che volevo. L'unica cosa che manca da ragionare è il tavolo con le sedie per il pranzo. E ora carosello a un secondo da Leroy Merlin, che è là. Andiamo a prendere il sushi, ultima tappa, e poi a casa. Sono le quasi le 6, 5.40. Eccoli qua, dobbiamo prendere per mia sorella le cose vegetariane e per noi sushi normale. Vediamo un po'. È buonissimo questo qui che c'è al Carrefour. Ma si può? Giuno? Oh, non piangere. Ma mi fa morire. Dove sei? Dov'è? Vieni su. Dov'è? Eccola. Arriviamo, arriviamo. Abbiamo portato, lo sapevo, lo sapevo. Quando inizio a parlare io, Giuno abbaia sicuro, proprio è una sicurezza. Giuno, vabbè, volevo mostrarvi, se mi sentite, volevo mostrarvi la zona dove verrà messo il salottino che abbiamo preso. Praticamente adesso provvisoriamente ci sarebbero queste due panche e sono state tipo modificate DIY da mia mamma, perché si erano rovinate, quindi lei le ha modificate con queste assi di legno, solo che erano veramente una cosa abbastanza provvisoria. Anche il tavolino l'ha ridipinto di grigio per essere abbinato a tutto quanto, però sono abbastanza scomode, non hanno dei cuscini fatti su misura e quindi erano state varie cose prese, recuperate e assemblate. Quindi finalmente avremo tutto abbinato, poi vi farò vedere quando arriverà, come decorerò questa zona. Appunto, questa sarà la zona del salottino, come vedete c'è molto spazio.
E io pensavo di mettere qui sotto il divano e le poltrone magari o tutte e due da questo lato, oppure una lì e una qui, e il tavolino sarà in mezzo. Così qua abbiamo la zona all'ombra, che adesso non è all'ombra perché non abbiamo tirato giù le tende, però comunque si può stare anche all'ombra oppure la sera, è bellissimo. Infatti abbiamo preso queste lanterne dove metteremo all'interno le candele finte, diciamo quelle che si accendono col telecomando di Leroy Merlin, così la sera poi ci sarà tutta la luce delle lanterne. E appunto da questo lato c'è il nostro solito tavolo da pranzo con le sedie, e appunto anche questo sono delle varie cose assemblate. Come vedete le sedie non sono, diciamo, quelle abbinate al tavolo. Il tavolo è di IKEA e in realtà il tavolo ai miei piace ancora molto, quindi dobbiamo capire se cambiarlo oppure no, però sicuramente le sedie le volevano cambiare perché sono abbastanza vecchie. Quindi da questo lato ci sarà la zona, vedete, sempre così, qui ci sarà la zona appunto pranzo cibo. E poi qui vicino alla piscina, che adesso è verde, abbiamo le tre sdraio, e dobbiamo prendere un tavolino da mettere qui, così quando siamo in questa zona a prendere il sole possiamo appoggiare, che ne so, l'acqua, il cellulare, le creme solari su un tavolino, che non abbiamo mai avuto in questa zona, è sempre stato molto scomodo in effetti. Io sono super soddisfatta e adesso magari vi faccio vedere quello che ho preso da IKEA, che è stato veramente pochissimo, perché la cosa principale che ho preso è stata appunto un ultimo tassello dell'armadio, e anche quello mi arriverà prestissimo, quindi poi vi farò il vlog, aiuto di Juno che passa, il vlog di quando arriverà anche tutta la nuova parte dell'armadio. Vi ho appoggiato sulla poltrona di Juno. Juno si è messa lì perché vuole vedere anche lei la haul. Speriamo non faccia cose strane sullo sfondo mentre parlo. Comunque, da IKEA ho preso queste tende che vi ho mostrato, di questo rosino bello chiaro. Si chiamano, oddio, il nome è strano, Hannah Lil. Così se magari poi le volete vedere sul sito, io ho preso queste. Non è qua, ma ho preso anche il bastone bianco che avete visto. Alla fine l'ho scelto bianco, ero indecisa tra il nero e il bianco, ma alla fine il bianco è sempre la scelta migliore. Mio papà ha preso queste patatine per fare l'aperitivo, probabilmente. Ho avuto anche la conferma. Abbiamo preso i guanti per mia mamma per lavare i piatti. Ah, queste sono varie parti che ci servono per mettere l'asta della tenda. Ovviamente carta igienica rosa. Ogni volta che vado da IKEA questa è una cosa che devo assolutamente comprare. E non è per te, amore. Non è per te, mi dispiace. Poi un'altra cosa che sempre devo comprare da IKEA sono delle nuove grucce bianche di legno che prendo sempre lì. Non sono mai abbastanza per tutti i vestiti che ho. Questo serve ai miei in cucina. Questa è un'altra parte per attaccare l'asta. Cioè veramente non ho preso nulla. Altra parte per attaccare l'asta delle tende. Poi ho preso questi due cuscini per la sedia, e sono da mettere per le sedie dello studio a casa mia a Milano. Le ho prese di questo beige grigio molto neutro. Per ora terrò queste, poi se troverò qualcosa di meglio, queste sono molto basic, costano pochissimo, mi servivano perché le mie sedie in studio sono veramente scomode senza cuscino, quindi ho iniziato a prendere loro, ma sicuramente se troverò un'alternativa migliore in futuro li sostituirò. Adoro che i miei brufoli dopo la mascherina si vedano ancora di più. E infine, ultima cosa, quindi veramente una mini haul super veloce, ho preso questo cestino. Credo che lo metterò nella mia stanza da letto, nella mia camera da letto, per mettere i cuscini che sono decorativi, che quindi metto di giorno ma la sera li tolgo perché sono solo decorativi e di solito li butto per terra, cosa non molto intelligente da fare, quindi adesso avrò questo bel cestino dove metterli. E comunque in generale è molto abbinato ai colori della mia casa, quindi in un modo o nell'altro lo utilizzerò. Ed ecco qui il sushi che abbiamo preso per cena. Qui ci sono anche tutte le robe vegetariane per mia sorella, vegetariane, vegane, quel che sia. Comunque buon appetito! Buongiorno, è il giorno seguente e io sto facendo shopping su Maison du Monde. Ho messo nel carrello le cose che vorrei prendere, e in particolare qui c'è la cassettiera che vi dicevo che voglio mettere in studio. Qui c'è anche una pianta finta bellissima, cioè sembra veramente vera dalle foto, quindi speriamo anche dal vivo mantenga questo effetto. E poi per ora ho messo anche questa bajour, sempre da mettere
nello studio. Comunque vedete che l'effetto che voglio dare è quello di legno colore beige per scaldare bene l'ambiente. Per farvi capire, questo è il mobile che voglio prendere. Ha le gambe e anche le maniglie in oro, cioè effetto oro, e poi appunto è tutto di legno. Stavo anche guardando i tappeti perché vorrei mettere nello studio al centro anche un bel tappeto grande. Il problema è che non so decidermi perché mi piacciono tutti e allo stesso tempo devo prenderlo abbastanza grande perché lo studio non è piccolo, anzi forse è la stanza più grande della casa, quindi sto un attimo capendo. Comunque questo è l'effetto, cioè sempre sul beige, sul crema, appunto per scaldare l'ambiente, non andrò sul grigio. Mi piacerebbe tantissimo avere una poltrona del genere, proprio più che altro di decorazione, però a parte che sono tutte sold out, ma poi allo stesso tempo non so neanche se ci starebbe perché non ho preso le misure per una poltrona, visto che mi è venuta questa idea adesso mentre spulciavo il sito. Però anche questa è meravigliosa, con un bel cuscino bianco, sembra tipo di stare all'aperto in un giardino sul mare, non lo so, mi dà l'idea proprio di un vibe che mi piace molto. Ah, e poi anche uno specchio stavo cercando. Mi piacerebbe prendere uno specchio che finisce ad arco, ma non ci sono, sono tutti sold out. Questo è molto carino perché la cornice è sempre in legno, quindi anche lì di nuovo si va a scaldare l'ambiente. Però questo è un po' piccolino, nel senso che l'altezza è 170 ma la larghezza è 45, e potrei tranquillamente prenderlo anche da 50 o 60, solo che non ci sono. Adoro. Questo era molto carino, ma è andato sold out. E niente, sto un po' ragionando. Qui ci sono altre piantine. Quando farò l'ordine, poi vi farò vedere quello che mi arriverà. Tutta questa selezione la sto facendo direttamente dal mio letto, qui ancora a casa dei miei. Sono ancora qui dai miei, ma domani tornerò a casa mia a Milano. Quindi, appunto, purtroppo per le misure tipo della poltrona non posso prenderle in questo momento. Infatti devo ragionare se fare l'ordine oggi o al massimo aspettare domani, così posso dare una controllatina veloce ad alcune misure che non avevo preso, perché appunto non avevo pensato a certi mobili, ma poi guardando i vari siti viene un sacco di ispirazione. Quindi adesso ragiono su quando fare l'ordine, tanto in caso sarebbe aspettare un giorno e poi lo faccio, anche perché il mobile, la cassettiera, che quella è sicura, ha tempistiche di 5 settimane per l'invio, quindi devo sbrigarmi, altrimenti mi arriva tipo durante l'estate. Meglio ordinarla il prima possibile, ma appunto vi terrò aggiornati, vi farò vedere tutto quello che saranno i prossimi sviluppi per quanto riguarda l'arredamento della mia casa. Io spero che anche questo vlog vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!